Agony è un videogioco di genere sparatutto prodotto dalla Psygnosis e sviluppato dalla Art & Magic nel 1992 per Amiga 500. Dotato di un'atmosfera fantasy e surreale, in Agony dovrete affrontare sei mondi pieni di creature bizzarre. L'arma principale del gufo è formata da onde di energia potenziabili coadiuvate dall'aggiunta di barriere laterali e una pergamena aggiornabile per ottenere diversi effetti. Agony possiede una forte componente artistica. Il gioco è permeato da una ricchezza audiovisiva fuori dal comune. Le schermate di intermezzo dei livelli sono associabili a dei veri e propri quadri d'autore. Non da meno l'azione in-game, con tre livelli di parallasse, sprite enormi e una quantità eccessiva di colori, oltre il limite di quelli solitamente utilizzati in un gioco Amiga. Il comparto sonoro non è da meno e sfiora l'eccellenza, con pezzi stereofonici di una pulizia comparabile a quella di un CD audio. Ogni traccia è perfetta, roboante nelle sezioni in-game ed evocativa durante gli intermezzi. Il pezzo introduttivo di pianoforte, poi, struggente e melanconico, trasmette sensazioni uniche e rare da trovare in una semplice produzione videoludica. Agony è davvero un grande titolo, un pezzo pregiato che non deve mancare in nessuna collezione che si rispetti, ed è assolutamente obbligatorio farci almeno una partita. È un'esperienza unica che merita di essere assaporata con calma dall'inizio alla fine. R-Type Leo è un gioco arcade rilasciato nel 1992 dalla Irem che rappresenta una variante del classico schema del sempreverde R-Type. Il gioco vanta alcune variazioni in termini di armamentario e un'ambientazione piuttosto diversa dalla classica spaziale del gioco originale. R-Type Leo è uno spettacolo per gli occhi, con un settore grafico strabiliante, un sonoro esaltante, animazioni stupende e una quantità di colori su schermo che ha dell'incredibile. Il gioco vanta una difficoltà abbastanza singolare per un coin-op. Sistemi celebri per essere malefiche macchinette mangiasoldi. I primi due livelli sono di difficoltà piuttosto accessibile, mentre a partire dal terzo il gioco torna di colpo alle atroci difficoltà tipiche della serie, da provare assolutamente, se possibile su schermo a tubo catodico. Full Contact è un videogioco di genere picchiaduro prodotto dal Team 17 nel 1991 per Amiga 500. Il gioco è intriso di quell'atmosfera tipica degli anni 80-90, con maggior riferimento ai film d'azione interpretati da attori come Jean-Claude Van Damme e il compianto Bruce Lee. La grafica è pulita e le schermate di intermezzo sono molto dettagliate, con un largo uso dell'alta risoluzione. Il gioco in-game è molto veloce e i lottatori si muovono fluidamente su scenari nitidi, godibili, ma non particolarmente dettagliati. Il sonoro è limitato alle schermate introduttive e al menu principale. Degna di nota l'eccezionale ed evocativa colonna sonora dell'intro. Analizzando il gioco con occhio più critico, ci si rende conto della scarsa intelligenza artificiale dei nemici, che seguono pattern di movimento piuttosto semplici e ripetitivi. Full Contact è oggi un titolo appena sufficiente ed invecchiato piuttosto male, ma fece intravedere le notevoli abilità tecniche del Team 17 nel programmare l'Amiga, abilità che vennero sfruttate in seguito per la produzione di titoli tecnicamente eccezionali ed esclusivi, ma questa è un'altra storia. Ninja Gaiden è uno dei giochi più straordinari per Sega Master System. Sviluppato dal Team Sims, il prodotto riprende il classico schema di Ninja Gaiden in versione casalinga, ovvero simile a quella per Nintendo NES, espandendone le caratteristiche visive in modo da sfruttare al massimo le notevoli caratteristiche video della console a 8 bit della Sega. Il gioco è uno spettacolo per gli occhi, alcune sequenze sono vere e proprie opere di pixel art, il sonoro è evocativo, le animazioni eccellenti e il gameplay smussa gli spigoli del coin-op in modo da fornire scorrevolezza e difficoltà progressive e bilanciate. Si tratta di un titolo da non perdere a nessun costo per i possessori di Master System, oltre a una delle perle del genere nel campo degli 8-bit. Super Mario Land è un videogioco di genere a piattaforme rilasciato da Nintendo nel 1989 per Game Boy. Il gioco rappresenta una delle prime uscite di lancio del portatile Nintendo. Il perfido alieno Tatanga ha rapito la principessa Daisy ed è desideroso di sposarla al più presto. Toccherà proprio a Mario, il celebre idraulico, tentare di salvarla. Partiamo dalla grafica. Super Mario Land è un buon banco di prova, una vetrina che metteva chiaramente in mostra le prerogative tecniche dell'allora neonato Game Boy. Scale di grigi usate con sapienza, sprite piccoli ma definiti e ben animati, e scrolling ma incerto. I fondali non sono molto vari, ma le piccole chicche
come i geroglifici del terzo livello e i dischi volanti nel quarto li rendono tutto sommato gradevoli. La colonna sonora è composta da pochi motivetti molto orecchiabili, mentre gli effetti sonori sono perfetti e fanno davvero bene il loro dovere. Quello che fa di Super Mario Land un classico, oltre alla realizzazione tecnica e impeccabile, è l'estrema giocabilità. Nel 1989 l'unico modo per procurarsi un gioco con Mario protagonista era quello di possedere un NES e giocare tra le quattro mura domestiche. La nuova tecnologia portatile permise di giocare con Mario ovunque e in qualsiasi momento, e la storia non fu più la stessa. Soulless è un arcade adventure prodotto dalla Psytronics e programmato da Georg Endurion Rottensteiner, con grafica di Tredor Smila Storey e musica di Mikkel Ankor Harstrup. Il gioco evidenzia una realizzazione grafica eccellente, con un sapiente uso dei colori, animazioni efficaci e nemici ben realizzati. I livelli di gioco sono ben strutturati, mentre la difficoltà cresce in maniera progressiva senza diventare mai frustrante. L'avventura si svolge in una serie di quadri in cui occorre risolvere enigmi basati su oggetti e superare insidie in stile platform, rivelandosi appassionante e stimolante. Soulless è un titolo di recente realizzazione che non ha nulla da invidiare alle produzioni classiche per Commodore 64, arrivando a ricordare da vicino una pietra miliare come Antiriad e un ottimo gioco come Draconus, soprattutto per le fattezze del protagonista, da provare senza indugi. Space Mambo è uno straordinario shoot 'em up a scorrimento orizzontale per MSX2 pubblicato da Konami in Giappone nel 1989. Si tratta di uno dei titoli migliori in assoluto per la piattaforma, che vanta un elemento grafico straordinario, un gameplay vario e profondo, colori vivaci e penetranti, un sistema di potenziamenti entusiasmante, musiche sublimi e una serie di livelli costruiti con maestria. I boss del gioco sono enormi, animati e articolati in maniera eccellente, mentre la difficoltà, come spesso accadeva in questo tipo di giochi, è piuttosto elevata anche se progressiva. L'unico piccolissimo difetto del gioco è costituito dallo scrolling orizzontale non fluidissimo, limite più della piattaforma che degli ottimi sviluppatori Konami. Adios a la casta è un Homebrew ancora in sviluppo per Amstrad CPC ad opera del team spagnolo 4 MHz. Seguendo l'attuale cronaca politica internazionale, in questo gioco dovrete guidare il leader del partito politico spagnolo Podemos alla ricerca di voti elettorali. Al di là del chiaro messaggio politico, qui rappresentato in chiave umoristica, la versione alfa di Adios a la casta per CPC è un platform davvero ben realizzato. La grafica è in alta risoluzione in modalità 1, con un uso intelligente dei quattro colori che riescono a creare sfumature ricercate e di pregevole fattura. I livelli sono ben costruiti, disegnati con gusto, mentre gli sprite, di generose dimensioni, si muovono fluidi e senza incertezze. L'azione in game è frenetica, con un livello di difficoltà ben calibrato. La colonna sonora ha un motivetto simpatico, adatto al genere, piacevole da sentire e mai monotono. Non è un mistero che dietro quest'ottima produzione si celino tutti i nomi ben noti nella demo scene per Amstrad CPC, e a questo punto non vediamo davvero l'ora di mettere le mani sulla versione definitiva. Blades è un gioco per Commodore Amiga programmato da Keith Bugeya nel 1993 e purtroppo mai ultimato. Si tratta di un clone del celebre Sonic the Hedgehog per Sega Mega Drive che vanta un'ottima fluidità e velocità di gioco, oltre a un gameplay abbastanza curato. Il gioco è disponibile sul sito dello sviluppatore e mostra, con ragionevole approssimazione, le capacità dell'hardware Amiga nel realizzare un titolo in grado di rivaleggiare con uno dei capolavori disponibili su Mega Drive. Anche la costruzione dei livelli e l'effettistica appaiono di rilievo, nonostante alcuni abbinamenti cromatici un po' troppo estremi e una cura nella realizzazione grafica ben distante dal capolavoro Sega. In ogni modo, si tratta di un eccellente esercizio di programmazione da parte di uno sviluppatore dotato di indubbio talento. Beyond the Ice Palace è un videogioco di genere a piattaforme sviluppato e pubblicato dalla Elite Systems nel 1988 per Amstrad CPC. L'eroe di questa ennesima avventura deve salvare un immaginario palazzo di ghiaccio dalle forze del male e possibilmente ritornare a casa sano e salvo. Il gioco presenta labirinti di grotte e sotterranei a scorrimento orizzontale e verticale infestati da ogni genere di creatura demoniaca. Le armi di difesa sono molteplici. È possibile recuperare nello specifico una mazza ferrata, una lancia
freccia o un coltello. Nelle situazioni più caotiche è possibile invocare uno spirito vendicativo per eliminare tutte le creature presenti sullo schermo. Come nei classici videogiochi arcade, alla fine di ogni livello c'è un boss in attesa, che richiede molti colpi e una strategia mirata per essere abbattuto. I livelli in totale sono 3. Nota positiva per il comparto grafico. Lo sprite principale possiede una delle animazioni più affascinanti mai viste su un Amstrad CPC. È un vero piacere vederlo saltare e correre in maniera elegante e senza incertezze per i vari scenari. Nulla di eccezionale gli effetti sonori, che svolgono solo le funzioni essenziali quando e dove servono. Interessante invece la colonna sonora dell'intro, che ci cala nell'atmosfera giusta e cupa del gioco. Beyond the Ice Palace è un ottimo prodotto, tanto bello quanto difficile. L'estrema difficoltà costituisce il suo unico punto debole, ma le 9 vite a disposizione garantiscono un grado di sfida eccellente, sempre a patto che non abbiate già distrutto dalla rabbia il vostro prezioso monitor CRT.